Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Dorand Red. Come vedete siamo con un nuovo gioco e una nuova serie. Il gioco si chiama Distraint. L'ho visto ieri in offerta questo gioco e ho deciso di prenderlo perché sembrava veramente interessante. E poi, almeno dalle recensioni, così dicevano, quindi vorrei provarlo insieme a voi. È la mia prima esperienza, quindi vediamo che gioco sarà e che emozioni ci porterà. O almeno dal menu già sembra qualcosa di interessante. Anche la musica è veramente molto bella. Comunque partiamo una nuova partita. Io non ci ho mai giocato, quindi è la prima volta che gioco proprio con voi. Quindi vediamo un po' che esperienze ci darà. La mia umanità era in vendita ed io la vendetti. Quel momento segnò la mia rovina. Questa è la mia storia. E questi sono i miei rimpianti. Beh ragazzi, già dalla trama è veramente bello. Allora, si gioca semplicemente con 5 tasti, da come ho capito. I movimenti sono WASD, i soliti tasti classici, e la E sono i tasti per muoversi. Ah, vediamo un po'. Mi scusi, sto cercando Mr. Godwin. Non è qui, vattene. Immagino non sia questa. Vabbè raga, cerco di leggervela anche la narrazione dei personaggi. Almeno proviamo qualcosa di diverso. Andiamo qui, c'è nessuno? Chi è? Mr. Godwin, scusatemi. No, abita la porta successiva. Grazie e arrivederci. Beh, dobbiamo crederlo. Sto cercando Mr. Godwin. È questo l'indirizzo corretto? No. Vai al diavolo. Grazie. Sono certo che abiti qui, da qualche parte. Sì, senza dubbio. Deve essere una di queste porte. Puzza di carne marcia. Non credo sia la porta giusta. Profuma di torte a mirtilli. È quella giusta, ne sono sicuro. Ti ho detto che lei non vive qui. Signora, so che lei... Ah, quindi è una signora. Potrebbe farmi entrare? Mi scusi, entra. Prego. Allora, questa è una signora. Ma devo dire, i sottofondi di questo gioco fanno un po' venire l'ansia. E in teoria questo gioco è horror. Cioè, più che altro ho visto che è horror. Quindi le altre cose non ho visto cosa sono. È la cosa principale che ho visto, horror. Quindi credo che sia... Farà un bel po' paura, almeno spero non troppo. Lo so, mi dispiace doverlo fare. Non può lasciarmi ancora un po' di tempo? Posso saldare il mio debito se mi concede una settimana? Mi dispiace. Odio doverlo fare. Ma devo pignorare questa proprietà. Ma io dove andrò? Questo posto è tutto quello che ho. Mi dispiace, signora. Mi scusi, non dovrei piangere a questo modo. Ma qui ci sono un sacco di ricordi. La capisco, signora. Ma dove sono finite le mie buone maniere? Desidera una tazza di tè? Se è possibile, preferirei un caffè. Certo, mi dia un secondo, ragazzo. Beh, da come ho capito... Aspetta, potrei dare un'occhiata in giro mentre aspetto. Qui c'è una foto, non possiamo cliccare. Oh, qui sì. Una sedia a dondolo, tutte le anziane ne hanno una. Beh, vedo che c'è solo questo a quanto pare. Non posso andarmene ora, anche se lo vorrei.
È una foto del matrimonio di Godwin. Credo che ora sia vedova. Diavolo, non dovrei fare queste cose. Cioè, da come ho capito. Cosa cazzo sta succedendo? Cosa cazzo stava succedendo? Sono davvero spiacente. Ho finito il caffè. Vuole qualcos'altro? No, grazie, signora. Ascolti, deve lasciare la casa entro la fine del mese. Sono davvero, davvero spiacente, signora. Beh, credo di dover biasimare solo me stessa. Beh, io devo andare, signora. Si riguardi. Aspetti un secondo, ragazzo. È terribilmente buio qua fuori. Prenda questa lanterna, che a me non serva più. Ok, grazie signora. È uscito l'achievement sbloccato, quindi non mi fa vedere cosa abbiamo sbloccato. Ah, hai ricevuto una lanterna. Devo andare, davvero ora, si riguardi. Arrivederci, caro. F per la lanterna, ok. E sta ancora piangendo. Non possiamo dirgli nulla? Credo sia meglio lasciarla sola. Bene ragazzi, siamo usciti dalla stanza, credo che dovremmo tornare indietro. Non succede nulla, la corrente sembra esserci, strano. Voglio andarmene da qui. Senta, voglio uscire. Allora, questo gioco già mi sta mettendo un po' di ansia. Questa probabilmente è una pessima idea. Lo credo anche io, perché non andiamo via? No, dobbiamo per forza andare lì. Beh, ragazzi, sono un po' preoccupato. Io direi di accendere la lanterna. Dobbiamo per forza entrare qui, a quanto pare. Appartamento 213, salotto. Niente di interessante. Distraente non salva automaticamente i progressi. Per salvare utilizza i punti di salvataggio. Ok, questi saranno i nostri punti di salvataggio. Ok, ho salvato i progressi. Perfetto. È bloccata. Mi serve una chiave. Ragazzi, io sono facilmente impressionabile con questi giochi. Quindi lasciate stare quello che ho detto, sicuramente ci sarà il bip, ma mi sono cagato veramente sotto che voi non avete idea. Cosa cazzo sta succedendo qui? La spegnerei se avessi il pulsante per farlo. Allora ragazzi, io devo abbassare un po' il volume di gioco, perché sennò mi cago veramente sotto che voi non avete idea. Oh merda, c'è una nota. Ciò che è fatto è reso. Fanculo. Belle citazioni, insomma. In questa stanza ha fatto entrare, ok. Appartamento 213, cucina. Allora, ragazzi, non mi sono mai cagato così tanto nella mia vita. Per un gioco così semplice, a quanto pare. Vediamo qui che c'è. Questo è il bagno. Merda, qui si congela. C'è qualcosa che nella vasca. Vediamo. Brrr, è fredda. Ecco, potrebbe tornare utile. Abbiamo trovato un blocco di ghiaccio, ok. Ah, quindi abbiamo gli oggetti lì. Per usarli? Forse le freccette? No, non possiamo. Tieni premuto, premi per selezionare l'oggetto. Ah, ok, rilascia space e l'oggetto evidenziato verrà automaticamente selezionato. Ok. Quando un oggetto è attivo, Price proverà ad utilizzare ad ogni interazione. Prova a usare il cubo di ghiaccio nella vasca. Non lo metto. Ah, non lo metto lì. Se vuoi continuare a esaminare gli oggetti, intorno e apri l'inventario, uno slot vuoto. Quindi devi fare così. Ora prova a cercare di nuovo nella vasca. Non mi serve altro ghiaccio. Non mi serve altro ghiaccio, ok. Quindi in teoria, quando ci sono gli oggetti, basta che premiamo space e ci fa vedere gli oggetti che abbiamo. E con E switcha, quindi possiamo usarli in diversi punti, tipo nel cesso. Perché dovrei buttarlo nel water, giustamente. Allora, sto gioco
Ragazzi, allora, nella vita io ho deciso di fare gameplay perché mi piaceva tantissimo farlo e mi divertiva, è sempre stato un mio desiderio. Ma da oggi il mio canale probabilmente chiuderà. Questo sarà il nostro ultimo gameplay insieme e al diavolo questo gioco, per favore. Perché raga, io mi sto cagando veramente sotto, che voi non avete idea. Mi chiedo se ci sia qualcosa in questo cubo di ghiaccio. Provo a infilarlo nel forno. E ora aspettiamo. Ok, vediamo. Ah, ora ho una chiave, perfetto. Quindi c'era la chiave in quel cubo. Non capisco come ci sia finito in un cubo di ghiaccio, però va bene. Poi tra tanti cubi abbiamo scelto proprio quello con la chiave. E vabbè, questi sono dettagli. Beh, ragazzi, andiamo avanti. La televisione di merda, ti giuro, fa cagare leggermente sotto. E dovremmo aprire questa porta e c'è una macchia di sangue. Quindi. E il corpo è sparito. Ora me ne sono accorto. Allora, ragazzi, so che è presto per fermarci, ma comunque volevo fare l'introduzione del gioco e volevo mostrarvi un po' il gioco. Se questo gioco vi piace veramente tanto e vi interessa che ci porto una serie sopra. Ragazzi, ditelo, io lo farò, anche se mi sto cagando già sotto per le prime scene, però a me fa piacere che il mio pubblico si diverta, che io mi caga sotto e altre svariate cose che probabilmente vi faranno tanto piacere. Diciamo che siete sadici nei miei confronti. Però ragazzi, ci fermiamo adesso, salviamo in questo checkpoint e ci vediamo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuta questa serie lasciate un bel pollicione in su e se devo portarla fatemelo sapere sia con commenti o con i mi piace. Ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!